No, io intanto saluto i presenti che adesso chiaramente arriveranno, aumenteranno, ringraziamo chi è qui, ringraziamo soprattutto i volontari, ormai siamo quasi arrivati alla fine di questa edizione, la Festa dell'Unità 2019 e veramente il più grande ringraziamento va a tutte le volontarie e volontari che ogni sera hanno garantito veramente la possibilità di tenere in piedi questa festa che ci ha regalato finora belle e grandi soddisfazioni. Stasera, devo dire in particolare, ho rubato per qualche secondo il microfono a Enrico Pazzi, vede presente Floriana Buffon, ci tengo a introdurla io perché Floriana, oltre che una bravissima giornalista, io ho avuto l'onore e il piacere di incrociarla nella mia storia professionale di giornalista. Abbiamo lavorato insieme per un periodo e quando ancora Floriana Buffon non era per il grande pubblico Floriana Buffon, ma io conoscendola non avevo dubbi che lei avrebbe fatto il percorso che sta facendo. Una giornalista d'inchiesta, una giornalista molto seria, molto precisa, che svolge questo lavoro con la serietà e con quella deontologia professionale che troppo spesso purtroppo vediamo, come dire, derogare in alcuni casi, ma che invece è fondamentale per raccontare questo paese, per raccontarlo con completezza e anche con delicatezza. Tu ti sei occupata, oltre che di inchieste sulla criminalità organizzata, anche di bambini, di temi molto delicati, l'hai fatto sempre con grande sensibilità e con grande professionalità. Oggi ci presenti un libro che è un caso editoriale anche, insomma, in qualche modo per il tema che tratta, per la nostra città è fondamentale, è uno strumento di conoscenza importante su uno dei fenomeni criminali che nella nostra città è particolarmente pervasivo e compromette anche la convivenza civile e democratica nella nostra città. Ci occupiamo, Floriana si è occupata di Casa Monica, questa famiglia che ha monopolizzato interi quartieri, non solo uno della nostra città, e non vedo l'ora di leggerlo e soprattutto di ascoltarti. Grazie a Enrico Pazzi, naturalmente, che si è reso disponibile per portarci Floriana qui. Grazie a entrambi. Buonasera, Riccardo. Chiaramente ringrazio il Partito Democratico di Roma, i volontari che sono importanti, senza di loro insomma la macchina non cammina. Floriana Buffon, autrice del libro Casa Monica, la storia segreta, edizione Burrizzoli, la violenta ascesa della famiglia criminale che ha invaso Roma, Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del PD Roma. Che cosa mi ha impressionato di questo libro? Mi ha impressionato il fatto che un insieme di storie quotidiane, che quindi vengono vissute giorno dopo giorno, fianco a fianco, cittadini normali, onesti, che vivono la città di Roma, dalle periferie sino al centro città, è un clan che negli anni si è fatto strada, a suon di pugni, a suon di strozzo, a suon di rapine nei primi tempi, e poi chiaramente a suon di traffico di droga e di spaccio. La cosa che chiaramente è un lavoro mastodontico, le appendici sono molto interessanti, oltre ad esserci l'albero genealogico dei Casa Monica, c'è anche una bella cartina che descrive proprio come i Casa Monica da fuori Roma, da Vermicino, si sono spinti sempre di più nel centro città. Tu sei stata nei territori che poi sono Roma, non è che è stata nelle lande lontane, sono insomma quasi, no, a 10 km dal centro città. Inizio all'inverso, cioè la sensibilità verso questo fenomeno, il fenomeno Casa Monica da parte dei cittadini si è cambiata rispetto agli ultimi avvenimenti mass mediatici forti, quindi dal
dal funerale sulla Tuscolana, dal fattaccio del Roxy Bar, sino alla testata ad Ostia al giornalista Pier Vincenzi, e quanto questo palco mediatico sta cambiando gli equilibri del clan Casamonica. Ora dovrebbe... Ci siamo. Grazie per questo invito, mi fa davvero molto, molto piacere essere qui. Grazie a Claudia per il percorso che abbiamo fatto insieme e per le parole che ha speso nei miei confronti. Dunque, rispondo subito alla tua domanda. L'ha cambiata in parte, nel senso ci siamo accorti che Casamonica ci sono, esistono, insistono in questa città e non solo, con la loro violenza, ostentando questo potere ottenuto appunto con l'impunità. Oh, loro sono sempre stati molto visibili e tutti ce ne eravamo accorti anche prima, quindi non hanno mai fatto nulla per nascondersi, non lo fanno nelle loro ville faraoniche che si prendono i marciapiedi, nelle case popolari che occupano, decidono di assegnare, quando rombano con il Ferrari lungo la Tuscolana oppure fanno spostare la fermata del marciapiede per farlo entrare meglio dentro il portone di casa. Chi vive su quei territori, e non solo, perché poi magari ne parleremo, non è tutto relegato laggiù, io arrivo adesso da Tor Bella Monaca, non è tutto relegato lontano da noi o lontano da dove si pensa di essere, però di sicuro chi vive in quei territori, chi ce li ha come vicini di casa o è entrato in contatto con loro, sa benissimo chi sono, e quindi partendo da quel funerale che era in quell'estate, appunto in mezzo alle ferie d'agosto, ha svegliato Roma, perché la carrozza, l'elicottero e tutto il resto ha attraversato la città, ecco, dà da pensare, perché quell'esibizione fatta tra l'altro all'indomani di Mafia Capitale, quindi quando la città era completamente avvolta dalla vicenda di Mafia Capitale e che cercava un po' di risollevarsi, di capire, finalmente anche di ammettere che la mafia è presente in questa città, ecco, loro hanno fatto quello che più o meno hanno sempre fatto. Che cosa succede? Le esibizioni, anche dopo quell'esibizione lì, il racconto mediatico, i Casamonica che finiscono sulla prima rete pubblica di questo paese, nel salotto di Bruno Vespa, che iniziano a piangere, che quindi finisce tutto un po' purtroppo tra l'ilarità, perché io ricordo Vera, che seduta nel salotto di Vespa, a un certo punto Vespa dice: ma insomma voi siete una... cerca di più o meno di chiederle che cosa facciano questi signori, di che cosa campino, e a un certo punto dice: ma insomma signora Vera, voi siete una famiglia sterminata, e Vera dice: ma quale sterminata è sterminata, dottor Vespa, noi siamo tutti vivi. E questo scatena l'ilarità, e quindi da mafiosi passa un po' per essere dei lazzari italiani, ci mettiamo tutti a ridere, finisce il funerale e ce ne dimentichiamo, tant'è che loro continuano ad andare avanti. Poi arriva la testata, poi arriva l'episodio del Roxy Bar, certo inizia a sollevarsi qualcuno, a chiedersi: è possibile che in un bar una domenica di Pasqua due esponenti del clan entrino e prendano a cinghiate una barista, scaraventino le bottiglie a cinghiate una disabile che era lì in fila, scaraventino le bottiglie in faccia e distruggano il locale? È possibile che accada tutto questo a Roma? E c'è un cambiamento, c'è una presa di coscienza, c'è sicuramente un cambiamento fondamentale, che è quello degli inquirenti, perché per la prima volta hanno 2018, luglio 2018, e Casamonica in questa città ci stanno dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, hanno luglio 2018, lo ripeto, viene contestata l'associazione mafiosa a questo clan. Sono passati 40 anni e più, facciamo anche quasi 50. Ci sarà un processo che inizierà il 15 di ottobre, si stabilirà qualcosa, ma certo almeno in questo momento alcuni di loro sono in carcere, alcuni addirittura al 41 bis.
c'è un cambio di sensibilità. Se però poi tu mi chiedi cosa accade in quei quartieri in particolare e più in generale in tutto il resto della città, beh, non è tutto cambiato, non è tutto cambiato. Loro continuano a comandare, ovviamente in una forma in questo momento più sotto traccia perché devono affrontare dei processi, ma fino a un certo punto, tant'è che in alcuni processi che ci sono stati adesso, penso a quello del Roxy Bar, hanno continuato a esasperare il loro senso di essere vittime, di non avere nulla a che fare con tutto questo, e la paura continua a rimanere. Voglio dire, non ci sono questo proliferare di denunce, non c'è la gente che va a bussare dai carabinieri, dalle forze, dalla polizia o va in procura a denunciare gli episodi, però certo è iniziato un percorso per cui quantomeno le persone sanno che se iniziano a denunciare forse non vengono abbandonate, perché quello che è successo per molto tempo è che le persone intimidite, spaventate, a ragion veduta, perché Casa Monica picchiano, usano la violenza, perché Casa Monica se la prendono non solo con te ma anche con i tuoi familiari, si crea un clima di omertà, e se poi tu denunci e te lo ritrovi dopo poco tempo di nuovo libero o nulla viene fatto, è chiaro che tu che ce l'hai come vicino di casa o che ci hai avuto a che fare, a un certo punto non ce la fai più a denunciare, non hai più quel coraggio di farlo. Tant'è che le persone che hanno denunciato, ricordiamolo, sono una giovane disabile, una coppia di baristi rumeni, un marmista iraniano. Chiediamoci perché. Riccardo Corbucci, chiediamoci perché la cittadinanza, chiaramente coordinatore della segreteria del PD Roma, le istanze da parte dei cittadini nei confronti della politica rispetto alla tematica della criminalità organizzata a Roma, perché questo è un vero e proprio clan, appunto, con l'aggravante mafiosa, come cambia la percezione di un politico rispetto a un'emergenza che si fa quotidiana, rispetto a questa problematica che in questo caso Casa Monica non è solo romana ma è molto romana? Ma per tentare, diciamo, di dare una risposta a questa tua domanda, Enrico, bisogna fare un piccolo salto indietro nel passato. Io ho visto, c'è una nella prefazione, diciamo, al libro, c'è una prefazione di Pignatone che ci ricorda, insomma, che bisogna sempre parlare della mafia, e quindi è stato bello poter vedere in questa festa dell'unità la presentazione già di due libri su questo argomento, e quindi siamo molto contenti di aver di essere qui a discuterne. Io ringrazio il segretario Andrea Casu per aver su questo argomento, anche dopo avremo un dibattito, una discussione ancora sulla legalità, con il presidente dell'Osservatorio Cioffredi, con Verini, ecco, su questo tema, oltre a esserci sempre stati come PD Roma in questi anni, andando fisicamente nei luoghi in cui queste cose avvenivano, come ricordava giustamente a Bulfon, anche, diciamo, a Roxy Bar, noi siamo andati con i nostri parlamentari, ecco, però dobbiamo fare quel passo indietro che vi dicevo prima, quando nel 2014, ad esempio, l'Osservatorio della Legalità a luglio fa il primo rapporto, diciamo, della stagione di Nicola Zingaretti alla Regione, e per la prima volta nel rapporto dell'Osservatorio si comincia a parlare di mafia in un contesto in cui ancora a luglio 2014 ufficialmente non si parla di mafia a Roma, e anzi chi ne parla e chi lega, diciamo, le mafie e la criminalità organizzata, e anche quella, diciamo, più legata al traffico di stupefacenti piuttosto che al prestito di denaro ad estorsione, o piuttosto, diciamo, anche alla semplice, diciamo, azione di violenza che viene fatta nei confronti dei commercianti, tutti tendono sempre a parlare di criminalità slegata e disorganizzata, diciamo, se vogliamo, e anche quei tentativi, all'epoca, diciamo, noi ci conoscevamo già, insomma, io anche avevo pubblicato un libro, diciamo, sulla corruzione, quindi anche in quei legami di infiltrazione tra le organizzazioni criminali e la politica, e i palazzi delle istituzioni, i palazzi della politica regionale e comunale, come poi le inchieste hanno ampiamente dimostrato, c'era una difficoltà enorme soltanto a definire che c'erano appunto mafie radicate, come diceva giustamente la nostra autrice, dagli anni 70
e che facevano affari e che fanno tuttora purtroppo affari in questa città e che hanno costruito le loro centrali proprio in quei luoghi delle periferie di cui ogni giorno noi che facciamo politica parliamo e ci interroghiamo delle ragioni, diciamo, per cui ad esempio il Partito Democratico in questi ultimi anni ha sofferto in quei luoghi, non riesce magari ad avere il consenso che ha in alcune zone della città più centrali. E io credo, e lo voglio dire approfittando, diciamo, di questa bella serata, diciamo, parlare di questi argomenti, proprio perché in quei luoghi a un certo punto lo Stato è scomparso e quindi i cittadini si sono trovati, come spesso è capitato in altri luoghi del sud, anche nelle grandi città del centro e del nord, a trovare, diciamo, tra virgolette, passatemi il termine, assistenza quando avevano dei bisogni, appunto, da chi era più forte e da chi, diciamo, in quei territori aveva la gestione della criminalità organizzata. Ti interrompo, ma no, è proprio così. Parlando di Casa Monica, nella fattispecie, loro spesso sono l'unica autorità, c'è cioè un welfare criminale che è messo in piedi da questi clan, perché cito un'intercettazione che chiarifica molto, relativa a Torbella Monaca, ma vale anche per altri posti, in cui due narcotrafficanti parlano di uno e dicono: oh, ma lo sai che Bruno è intelligente? Dice: ma perché è intelligente? Perché intanto qua sotto ha pulito tutte le aiuole, poi aiuta le signore anziane a portare sulla spesa, ogni tanto gli dai i soldi della spesa del supermercato. E questo lui dice: sì, è intelligente, perché così la piazza è a posto, la piazza è quella del traffico di droga, cioè lì sotto si spaccia droga, va tutto bene, nessuno... È un consenso fatto di persone che lavorano per loro, che può essere il ragazzino che fa il pusher, è il consenso di sostituirsi allo Stato, ed è molto emblematico nel caso appunto di Casa Monica, perché la loro ascesa così violenta, così prorompente, e il sistema criminale che mettono in piedi, partendo da... da quella che era estrema periferia, e anche qui toccherebbe fare un passo indietro, perché loro si sviluppano soprattutto nel quadrante sud-est della città, che è quello in cui c'è stata un'enorme colata di cemento senza alcun tipo di servizio, senza piazze, senza mezzi di trasporto, senza nulla. Questo ha fatto sì che in realtà è la città che è corsa, è arrivata a loro, non sono loro che sono andati verso il centro, e in questo modo in quei quartieri loro sono cresciuti come in maniera parallela allo sgretolarsi di una società civile, in maniera parallela alla mancanza di uno Stato, sostituendosi allo Stato e facendosi forte di questo. Proprio hanno approfittato del vuoto in cui le istituzioni hanno lasciato quei quartieri e tuttora li lasciano. Ricollegandomi a quanto hai appena detto, intanto questo libro è la summa di un lavoro che tu fai da anni di inchiesta nella periferia nella quale, e non solo, è cresciuto, è nato e si è rafforzato il clan di Casa Monica. Vabbè, insomma, dovete leggerlo un po' per capire, poi chiaramente chi è interessato, c'è la libreria qui della Festa dell'Unità, insomma, chi è interessato può prenderne copia del libro. E c'è un particolare che mi ha molto impressionato, insomma è anche interessante, anche thrilling. Tu a un certo punto vai a vivere, no? In una delle torri, nella torre C. R5 di Torbella Monaca. Perché in questa follia di edilizia, che doveva essere edilizia popolare, dove hanno relegato in un'altra enorme colata di cemento 30.000 persone, i palazzi non li hanno nominati così, lettera e numero, RM a seguire i numeri, ma vale per Torbella Monaca, vale per Corviale, vale fuori da qui, per Scampia, vale. E il problema è che con questa idea che siano periferie, che siano là, come un po' come Casa Monica, che siano ladri di polli e straccioni, criminalità di borgata non rilevante, ecco, gli italiani periferici sono 15 milioni. Se non capiamo che dobbiamo ripartire, tra l'altro il municipio di dove insiste Torbella Monaca, dove in parte insistono anche Casa Monica,
è quello con il più alto tasso di giovani. Se non capiamo che da lì bisogna ripartire per costruire qualcosa, è una sconfitta chiara. Hai chiamato la domanda per Riccardo? No, 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 è giusto, ma no, è bello che le cose, come dire, si intersecano e che quindi poi chiami la domanda per Riccardo Corbucci. Lande desolate, in realtà non sono desolate perché sono molto popolose, sicuramente c'è una grossa parte della città di Roma che viene chiamata periferia, ma poi di fatto è periferia solo perché è lontana dal centro bello e monumentale di Roma, ma in realtà è il cuore di Roma, in questo caso Torbella Monaca, la Romanina e anche oltre. La domanda delle 100 pistole, la politica come può migliorare, lo so, è un domandone, la condizione, lo so, però, cioè, lo so, però è la domanda, come può migliorare queste condizioni, perché poi le colate di cemento sono concatenate alla nascita e allo sviluppo della criminalità, perché dove manca speranza c'è la criminalità. Io rispondo, diciamo, con una grande banalità che però diciamo è necessaria, perché di questi tempi abbiamo avuto anche dei brutti esempi. Innanzitutto la politica deve tornare a dare dei buoni esempi alle persone, ai cittadini, e quindi deve essere in grado di selezionare una classe politica che sia integra. Lo dico perché in questa città, ma in tutto il paese, perché le inchieste si susseguono, insomma l'ultima, quella che ha colpito la Calabria, insomma, no? È di questa mattina, diciamo, una grossa ritata del traffico di droga e di stupefacenti nella nostra città. Ecco, è fondamentale che un partito che voglia, diciamo, rivolgersi ai cittadini ed essere credibile sia in grado di mettere in campo una classe dirigente che sia integra e capace di resistere a quelle che sono le fortissime spinte che vengono, diciamo, oggi dai gruppi criminali, che sono gruppi criminali, come è scritto benissimo nel libro, e come il libro è fatto molto bene, lo dimostra anche il fatto, diciamo, che molti pezzi di questo libro sono stati anche inseriti all'interno dei rapporti, ne parlerà poi con noi Giampiero Cioffredi, l'ultimo rapporto dell'Osservatorio della legalità di quest'anno della Regione Lazio, proprio come anche esempio di costruzione del sistema criminale dei Casa Monica, e quindi, diciamo, da questo punto di vista è interessante leggerlo per essere consapevoli di quelli che sono i nuovi sistemi mafiosi. Però è importante anche che noi si dica con chiarezza che troppo spesso ci sono contiguità tra persone che ricoprono incarichi pubblici, che hanno, diciamo, che sono punti di riferimento della comunità, e ovviamente persone riconoscibili dei clan criminali, e questi punti di continuità non vengono nascosti. Cioè la grande differenza di oggi rispetto al passato è che una volta si inseguiva il bacio di Andreotti dato in qualche oscuro stanzino, magari probabilmente nemmeno è successo, per, diciamo, come dire, provare la contiguità fra sistema criminale e istituzione. Oggi su Facebook noi troviamo le fotografie abbracciati di esponenti della criminalità organizzata e dei politici, troviamo sui social network diciamo, esponenti della criminalità o della famiglia Casamonica che vanno lì e ostentano le loro ricchezze e il loro potere, e quando un cittadino vede questo si sente indifeso, perché si sente di dire: se io devo essere io a denunciare una cosa che tutte le istituzioni pubbliche non sono in grado di fare. Quindi banalmente, per riuscire a dare delle risposte concrete, è la risposta più banale del mondo, ma è la verità, servono uomini e donne che mettano prima di tutto, diciamo, quei quartieri e quei cittadini davanti ai propri interessi personali. E troppo spesso in questi ultimi anni Pignatone e i PUL, che non smetteremo mai di ringraziare come Partito Democratico di Roma, anche se questo ha dato, diciamo, come dire, ha avuto delle ingenerose ripercussioni verso una comunità come il PD, che era per la grande maggioranza integra, noi non smetteremo mai di ringraziare il lavoro fatto da Pignatone e dal PUL, che ha lavorato per fare emergere queste situazioni di criminalità, sta ancora lavorando per farle emergere, per cercare di farci lavorare in una città il più integra possibile. La nostra risposta come politica non può che essere quella di mettere a disposizione classi politiche che noi abbiamo, che siano in grado di parlare ai problemi ai cittadini, a quelle periferie, e che in maniera netta dicano no a qualsiasi tentativo di rilettura di quel momento, di quel periodo che è stata Mafia Capitale, e anche di quello che ancora c'è oggi in alcuni territori. Ah, ho dimenticato di dirlo prima, il libro ha una prefazione di Giuseppe Pignatone, come ha ricordato Riccardo Corbucci. Impunità.
Ciò che sorprende leggendo questo libro è lunghi periodi di impunità. Su cosa si è fondata e su cosa evidentemente anche nel presente in parte si fonda questo senso di impunità del clan Casamonica anche a fronte di crimini efferati e manifesti? Intanto c'è un punto che si lega all'impunità, che noi adesso abbiamo parlato sempre, no? Le periferie, questi posti laggiù in qualche modo, che poi, ma il sistema, questo sistema che loro hanno realizzato, purtroppo un sistema vincente nelle periferie, in un contagio quelle borgate si sono fatte centro, negli stili, nei modi, nel sistema valoriale, e in una grande capacità dei Casamonica, e questo si lega all'impunità. Casamonica Mena, non so, alcuni di loro sono pugili professionisti, addirittura sono insomma campionati mondiali, gestiscono palestre, anche le palestre stesse diventano luoghi per dove loro parlano addirittura di liste meritocratiche, ma insomma luoghi per crescere nuove generazioni, e sicuramente se uno si oppone, se non la capisce la prima volta, la seconda arrivano spesso in gruppo per picchiarlo, ma hanno saputo anche dosare molto bene i soldi e le raccomandazioni. E hanno saputo inserirsi in un sistema che non è solo quello appunto del poveraccio, della casa popolare, dello strozzo. Tra gli usurati, a cui applicano dei tassi anche del 1000% annuo, non ci sono solo i poveracci di borgata, ci sono i VIP, ci sono i colletti bianchi. E la cosa sorprendente, o meglio, apparentemente sorprendente, è che quando questa indagine di luglio erano intercettati, quindi alcune forze dell'ordine chiamavano e dicevano: guardi, lo sappiamo che lei è una vittima, no? Ci dica qualcosa. A non parlare, non solo a non parlare, ma addirittura ad avvertire Casamonica appena uscivano dalla caserma, erano questi, non erano i poveracci di borgata. E questo sistema di impunità ha fatto sì che, vi racconto un caso emblematico che scrissi per Repubblica ormai più di 2 anni fa, Repubblica ci fece una paginata, però rimase completamente sotto traccia. Giuseppe Casamonica, perché diciamo i nomi e i cognomi, detto Bitalo, capo di Portafurba, un paio di chilometri dalla Basilica di San Giovanni, non laggiù, condannato in via definitiva per narcotraffico, a un certo punto va a scontare la pena in una comunità di recupero per tossicodipendenti, perché un magistrato di sorveglianza scrive che quello è il modo giusto per riabilitarsi, ed è bene anche che frequenti la famiglia, perché la famiglia lo può aiutare a tornare sulla retta via. Io entrai in questa comunità di recupero dove tra l'altro questo prete che la gestisce a Trivigliano e le persone che c'erano, un posto molto bello con i cavalli, sulla vista sul lago, le porte aperte, ricordo questo disegno del gatto e della volpe all'ingresso che già spiegava tutto. La comunità è una comunità d'eccellenza, le persone che ci stavano dentro, molte di loro effettivamente cercavano di uscire dalla tossicodipendenza, chiaramente guardavano Giuseppe Casamonica con il terrore. Ecco, lui un anno e mezzo dopo viene arrestato, in questo momento al 41 bis, quindi al regime del carcere duro, per essere il boss di quella parte di Portafurba, considerata quella che forse la più forte dei Casamonica. E questo signore ha continuato a frequentare la sua famiglia, quella stessa famiglia che in questo momento è accusata di essere un'organizzazione mafiosa. Questo esempio che si ripete, ci sono casi in cui insomma dei magistrati sono arrivate le transessuali, favori sessuali, ci sono casi di forze dell'ordine corrotte, ci sono casi di colletti bianchi, ci sono casi di politici attovagliati.
perché come dicevano Carminati e Buzzi, Lucianino, in questo caso era Luciano Casamonica, il mediatore culturale gli serviva per i campi rom quando dovevano fare l'affare. E anche qui bisogna aprire un altro punto importante, perché i Casamonica veramente nulla c'entrano con la comunità rom. Primo, perché quelli che vivono nei campi per loro sono dei reietti, in parte come noi che siamo i gagé quando siamo poveri, perché c'è un unico valore fondamentale che è il denaro. E questo valore fondamentale che è il denaro da ostentare, poi ci può non piacere, possiamo fare quelli che dicono ah ma come kitsch, io non mi metterei mai la statua del cavallo dorato dentro la cucina, no? Sì, probabilmente no, però chiediamoci quanto costa quel cavallo dorato, quanto costa quella fuoriserie, le feste con le bottiglie da 2000 euro di champagne, con i Rolex messi sul collo della bottiglia, 10, 15, le vacanze a Formentera, le gite a Monte Carlo, solo che questa ostentazione del denaro, che è il denaro ottenuto con l'usura e poi col traffico della droga, è lo stesso sistema valoriale per cui si impongono in quelle periferie, e tu ti trovi i ragazzini che tentano di imitare e in qualche modo ammirano, no, quel modello, ma è lo stesso sistema che loro riproducono dentro il centro della città. L'impunità, hai accennato alla connivenza. Tra l'altro nel libro si raccontano gli esordi ad alto livello del capostipite dei Casamonica, Vittorio, che poi appunto il funerale era il suo, poi quello sulla Tuscolana, il sodalizio con Enrico Nicoletti, come dire, conosciuto come il cassiere della banda della Magliana, il signore appunto lo ha, ho letto le labbra, il cassiere della banda della Magliana. Le connivenze, che chiaramente non è che sono appunto con gli abitanti della periferia, e nella cartina tu lo fai vedere come c'è proprio un'infiltrazione geografica che arriva sino al centro città. Quanto hanno pesato queste connivenze? Quanto secondo te sono ancora forti nonostante il clamore mediatico degli ultimi 2-3 anni? Hanno pesato molto, appunto per questa loro capacità tipicamente, e lo dico con tutto l'amore che ho verso Roma, che è la città in cui ho scelto di vivere, e questo libro è il frutto quasi di 10 anni di lavoro in questa città, passo passo. È un atto d'amore per Roma, a mio giudizio, questo libro. Sì, è un atto d'amore, però dico, i Casamonica interpretano perfettamente una mafia romana più che rom, perché quel sapersi muovere, appunto dosando le relazioni e la violenza, quel sapersi, quel generone romano che usufruisce degli alti e dei bassi servizi dei Casamonica, quella borghesia indistinta che anche lì ha un unico sistema valoriale, che è quello del denaro. Gli alti e bassi servizi, sì, quali sono? Gli alti e bassi servizi sono che appunto i Casamonica si occupano, nascono tra l'altro al servizio di Enrico Nicoletti come recupero crediti, per cui Nicoletti, che non aveva una banda armata di gente pronta ad andare a fare il recupero crediti, aveva bisogno di persone che sapessero spezzare i pollici, e vale la pena ricordare che il signor Enrico Nicoletti vive a Torre Gaia. Torre Gaia, per chi non la conoscesse, in un bellissimo comprensorio tra l'altro, ma c'è un ponte che divide Torre Gaia da Tor Bella Monaca. Okay. È rimasto là, sul territorio. E, quindi dai bassi servizi di manovalanza, mettiamola così, alla droga. La droga che anche qui, in questa continua idea di considerarli quei criminali lì, quella roba lì, perché alla fine chi va a chiedere i soldi ai Casamonica? Lo sai già quando ci vai a chiedere i soldi, ormai non fanno neanche più quel tipo di usura, se vuoi poi ne parliamo, ma si inseriscono nei sistemi imprenditoriali con la tecnica del mancato guadagno. Faccio questa piccola parentesi, ma per dare un'idea con un esempio pratico,
un commerciante abbastanza importante a Roma, uno che fa 2 milioni di fatturato l'anno, quindi non proprio il negozio dietro l'angolo, a un certo punto vende camere da letto, cucine, vende arredi. Loro entrano e chiedono, ordinano mobili per 30.000 euro. Lui dice, ok, mi date un acconto e poi alla consegna. Solo che loro che cosa fanno? Una volta che arriva prevista a gennaio, loro arrivano a dicembre e dicono, no, guardi, lei mi aveva detto che la cucina, diciamo, non questo lei così, mi aveva detto che la cucina era pronta per dicembre, non per gennaio. Dice, ma no, guarda, sul contratto c'è scritto gennaio. Non importa, a noi serve la cucina, ci presti dei mobili. E tu dici, e quindi gli danno dei mobili moletto, e tu dici, vabbè, io non glieli do. No, glieli dai, perché iniziano ad arrivare in 10, in 20, dentro al negozio, e a fare tutto un trambusto, e quindi tu inizi a dire, qui non entra più nessuno se questi fanno così. Gli dai mobili moletto con l'idea che tanto poi arriverà la camera e se ti ridaranno le cose. E loro alla fine ti dicono, io ti ho dato un acconto, è passato del tempo, a me non sta bene così, l'acconto per me è un mancato guadagno, perché io questi soldi li potevo investire in un altro modo. Tu arrivi che devi pagare il fornitore per quella, per, diciamo, l'ordine iniziale, e non hai soldi per pagarlo perché loro non te li danno. E a quel punto, ecco la tecnica, arriva un altro della famiglia e dice, te lo risolviamo noi il problema, ti prestiamo i soldi per pagare. Allora, vi rendete conto, la truffa e l'usura insieme regge solo per un motivo, perché sennò uno dice, perché non vai a denunciare? Per l'intimidazione, per la paura, perché prima ti arrivano in 10 nel negozio, poi iniziano a dirti, io so dove va a scuola tuo figlio, io so che cosa fai, io so dove lavora tua moglie, e si presentano, hanno sequestrato della gente, hanno tenuto sequestrata della gente davanti al centro commerciale, presa, portata da un'altra parte. Tra l'altro il sequestro di persona a Roma è una pratica, leggendo la cronaca, sì, che fu... diffusa, e non se ne parla mai abbastanza, cioè proprio persone che vengono sequestrate dagli strozzini perché paghino. È una forma di riscatto, no? Cioè vuoi vedere, poi si può arrivare alla violenza. Ti picchio così tanto da mandarti in coma, cosa che hanno fatto. Questo tipo di sistema si innesta in una realtà che è terrorizzata. Se non ci fosse il terrore, tu non faresti. Ed è terrorizzata per anni di impunità. Il motivo per cui quel signore non è andato a denunciare è dovuto agli anni di impunità, al fatto che ha visto riuscire quello dopo 2 mesi. Ha rivisto che quello comandava, che continuava. Questo, tornando alla tua domanda iniziale, questo tipo di servizi che passano poi alla droga. Ecco, un'altra idea, beh, Casamonica appunto faranno l'usura, la droga, cosa vuoi che facciano? I Casamonica trattano l'importazione diretta con i colombiani. Comprano dagli Strangio, gli Strangio sono quelli della strage di Duisburg, e comprano a 43 al chilo, prezzo di favore. Allora, questi hanno messo in piedi questo tipo di sistema. Noi li abbiamo considerati, noi, insomma, per troppo tempo sono stati considerati come quegli straccioni che stavano laggiù alla Romanina, che nessuno ci va. E nel frattempo si sono comprati i ristoranti a Campo dei Fiori, si sono inseriti in quei colletti bianchi, poi si sono inseriti nel mondo dello spettacolo perché loro lo amano molto. Quelli dello spettacolo magari hanno la droga in, poi in ci arriviamo buona... sul brand Casamonica, e anche a chiudere. Prima Floriana Bulfon ha accennato a Mafia Capitale, la famosa foto scattata al Baobab, in cui insomma si festeggiava una sorta di accordo preso tra l'amministrazione, allora c'era il sindaco Alemanno, e la cooperativa di Salvatore Buzzi, che appunto si occupava di gestire le emergenze sociali, e lì c'era Luciano Casamonica con la maglietta da rugby dell'Italia, che appunto si faceva la foto con Alemanno. Riccardo Corbucci, Mafia Capitale è stato un terremoto per la realtà politica romana, ma non solo, anche nazionale. Cosa ha cambiato? Ha cambiato un paradigma Roma
dopo Mafia Capitale, secondo te? Oddio, diciamo, dovendo fare un po' di politica, direi di no, visto quello che sta succedendo ancora in Campidoglio, insomma, le vicende insomma, giudiziarie. Quindi direi che il paradigma non è cambiato, ma c'è un... Per un semplice fatto, un po' quello che abbiamo detto anche all'inizio, cioè i paradigmi si cambiano quando c'è una convinzione di fondo nel farli cambiare insieme. Ecco, io credo che rispetto a qualche anno fa, il fatto che ci siano sempre più giornalisti come Floriana che affrontano questi temi che non sono scontati per nulla, diciamo, no? Perché quando si affronta un tema come questo non si, come dire, si può mai pensare che tutto fili sempre liscio, chiaramente. Quindi il coraggio di chi scrive certi libri, e io sono contento insomma che Floriana sia venuta alla Festa dell'Unità, perché secondo me è importante che un partito come il nostro, il Partito Democratico, sia al fianco di chi fa questo tipo di battaglie e faccia sentire, una volta si sarebbe detta, che se in questo momento diciamo ha una forza diversa rispetto al passato magari poterlo dire, ma faccia sentire una copertura anche della politica rispetto a certe tematiche e a come devono essere trattate. È evidente che rispetto a quello che si deve fare, si dovrà fare a Roma, al Partito Democratico che vuole governarla questa città, dopo l'esperienza un po' tragica e poco comica dell'amministrazione Raggi e vista la preoccupazione di quello che può avvenire dopo, perché la destra, diciamo, che rappresenta in questo momento in questa città Salvini con la Lega o la Fratelli d'Italia della Meloni, è purtroppo una destra che è molto simile a quella di Alemanno, che a nostro avviso, a mio avviso, per l'esperienza che ho io anche da amministratore dell'epoca, insomma, quando Alemanno era sindaco, è stato un po' l'incubatore, insomma, della, come dire, del, in qualche modo della, dei maggiori legami fra la criminalità organizzata e le istituzioni all'interno del Campidoglio e anche all'interno, diciamo, delle istituzioni. In quell'amministrazione, in quei deboli anticorpi di quell'amministrazione, è poi nata, diciamo, una connivenza che ancora oggi purtroppo è all'interno delle macchine amministrative, e lo si vede anche nella difficoltà della pubblica amministrazione oggi di fare un appalto, cioè la paura, diciamo, di dare servizi che fino a decenni fa si davano con anche maxi appalti, e oggi anche un piccolo appalto viene fatto con preoccupazione e con paura dalla sindaca Raggi, ma da qualsiasi amministratore, deriva dal fatto di non avere delle classi politiche che sono, come dire, all'altezza del compito, che una volta si sarebbe detto che sono preparate. Chiudo dicendo quindi questo: noi possiamo assicurare a questa città che l'obiettivo che ha il PD Roma e che sta perseguendo in questi anni di opposizione è di arrivare preparati al 2021 con una classe che sia in grado di mettere al posto giusto le persone giuste, che sia integra, che sia nei suoi valori certa. I suoi valori sono quella ovviamente di combattere in maniera chiara quella che è l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni e dare quei servizi ai cittadini che in qualche modo sentano di ritrovare la fiducia nelle istituzioni, e nel ritrovare la fiducia nelle istituzioni scommettano sul pubblico piuttosto che sul privato mafioso. Oh, chiaramente io ricordo che a seguire a questo, alla presentazione del libro di Floriana Buffon, seguirà Lotta alle mafie, giustizia sociale, libertà di informazione, introduce Iside Castagnola, saranno presenti i giovani democratici, consiglieri comunali e municipali, associazioni antimafia e sindacati, Walter Verini, Gennaro Migliore, Giampiero Cioffredi, qualcuno lo vedo già, è già presente qui dal pubblico, Paola Spadari, Mara Azzarelli, giornalista di Ostia, Natale Di Cola della CGIL, Rodolfo Lena, quindi insomma a seguire a questo evento. Floriana, intanto ti faccio una domanda: il pericolo che appunto Casa Monica diventi un brand mass mediatico, no? Io a volte parlo dell'effetto Suburra. Ho visto qualche settimana fa Luciano Casamonica che chiedeva un risarcimento al governo di 5 milioni di euro per l'abbattimento della sua villa abusiva, un talk show credo di Rete 4, e tutti quanti, il pubblico che ridevano, c'era molta ilarità. Il pericolo che si crei un brand Casamonica mass mediatico che aiuti ad annacquare la terrificante potenza criminale, agghiacciante potenza criminale appunto del clan Casamonica, c'è? Tu lo vedi? E come si combatte se c'è?
loro appunto nella loro ostentazione questo Casa Monica style è il modo per rappresentarsi, sono i primi a rappresentarsi, cioè se andate su, aprite Instagram, adesso ultimamente usano meno la parola Casa Monica, il profilo con il nome Casa Monica, perché hanno capito che le forze dell'ordine li seguono, però però ora ci sono arrivati quasi tutti, però insomma potete trovare foto, video, è un continuo, addirittura si fanno le foto con gli attori delle serie e dicono io sono l'originale, mica il dandy, no? E ci viene da ridere, ci viene da ridere, però io vorrei dire due cose. Uno, non credo che le serie come Suburra, Gomorra, insomma tutte quelle che declinano serie, libri eccetera, determinino un enfatizzarsi degli aspetti criminali o un fenomeno imitativo, non lo determinano nella misura in cui c'è un substrato che racconta anche altro, e questo fatto da media, dalle istituzioni, da un lavoro sul campo. L'unica pecca che posso vedere è che spesso in queste serie vengono rappresentati in qualche modo sempre i criminali e mai c'è il punto di vista delle vittime. Non c'è mai l'eroe, una vittima, quello che denuncia non diventa mai l'eroe, e questo diventa facile come fenomeno imitativo. Per quanto riguarda il fatto che quel brand, quel modo di vestirsi, di atteggiarsi, sia non solo loro, ma sia imitato dagli altri, questo contagio è già avvenuto. Il secondo aspetto, il Pianisteo, copyright Fazzari, un uomo legato all'Andrangheta che ha deciso di collaborare, perché a un certo punto lui addirittura aveva chiamato in Calabria dicendo ho pensato di chiamare in Calabria qualcuno che mi venisse ad aiutare perché questi non li sopportavo più. In Calabria ha inteso qualcuno dell'Andrangheta. Il Pianisteo è la stessa modalità che loro replicano negli show televisivi. Noi siamo tutti analfabeti, siamo tutti morti di fame, del resto dichiarano sempre zero, e poi c'è da chiedersi come gli trovino delle polizze da 600.000 euro intestate a dei nullatenenti o si trovino delle case. Ed ecco la connivenza. Quale colletto bianco gli ha permesso di intestarsi una polizza da 600.000 euro? Quindi quella modalità è chiaro che è la loro modalità per uscire dai processi. Io però sono convinta che questo percorso, che sarà un percorso lungo, che è partito già con il Roxy Bar e con Ostia, e che però nella sua sostanza, perché fino adesso abbiamo avuto dei processi in cui le condanne sono state per l'aggravante mafiosa, che non è il 416 bis, non è dire mafia, è dire, cioè è stato utilizzato un metodo che è aggravato da un metodo mafioso. Quel processo che ci sarà è un maxi processo che vede dei capi importanti che faranno un processo con delle condanne importanti, ma soprattutto che potranno determinare dei sequestri e delle confische importanti. Perché quello che cambia veramente a loro e anche a noi è quando quelle cose che loro hanno e che ostentano e che hanno ottenuto sulla pelle delle altre persone gli vengono prese, ma prese definitivamente, non come è successo che gli sequestravano la casa e quelli ci continuavano a vivere. È successo, non... Allora, se questo accadrà, ci sarà un cambiamento, però, il percorso è ancora lungo, ma soprattutto quello che a mio avviso bisognerebbe chiedersi è se Casa Monica in un paio di decenni sono riusciti, loro che non sono l'Andrangheta, non sono Cosa Nostra, a costruire un sistema criminale di questo tipo a Roma, una città dove ormai lo diciamo, la mafia c'è, ma ci vivono tutti, ci sono i mediatori, insomma non c'è un clan, e i Casa Monica sono gli unici che hanno un controllo del territorio, in alcuni quartieri hanno il controllo del territorio modello Calabria, ok? Se sono riusciti a farlo, costruendolo sullo sgretolarsi, sul degrado e sullo sgretolarsi appunto della società civile, quanto questo può essere replicato da altri? Non si chiameranno più Casa Monica? Ed è lì, allora prima parlavamo degli aspetti politici, chiudo, degli aspetti politici, sì, ci sono state, e ricordiamolo, anche le demolizioni delle case da parte della sindaca, da parte della Regione Lazio, ci sono stati dei gesti importanti, però non è che sia sufficiente. Se tu non ricostruisci qualcosa in quei territori, non ridai qualcosa,
Non basta purtroppo neanche la procura che recide la parte infetta, la procura fa il suo lavoro, ma poi dopo come lo ricostruisci? E una cosa che mi viene da dire per chiudere è che se le istituzioni hanno abbandonato i cittadini, mi ci metto dentro anch'io, forse è il caso che in qualche modo ognuno nel proprio piccolo, guardando anche alla possibilità che adesso queste persone abbiano delle pene vere, può decidere da che parte stare, magari prendendo esempio da quei baristi rumeni o da quel marmista iraniano, che a differenza degli altri che stavano dentro il bar e non si sono mossi mentre picchiavano, non si sono nemmeno avvicinati per dire aspetta ti difendo alla ragazza disabile, eppure erano in 10 contro 2, ecco, forse è il caso di iniziare un po' a riprendercela questa città. Io vi invito a leggere il libro di Floriana Buffon, Casa Monica, la storia segreta, la violenta ascesa della famiglia criminale che ha invaso Roma, libreria della festa, lì sono in vendita, proprio sfacciatamente, vi invito a leggerlo perché non è una storia lontana, è una storia vicino a noi, è una storia che riguarda questa città e non solo. Grazie Floriana. Grazie a voi, grazie.